nel 2015 abbiamo fatto una selezione di progettisti per iniziare la produzione di catamarani. Evoluzione anche per noi stessi, per capire, per crescere professionalmente. Abbiamo studiato molto i catamarani, li abbiamo usati, li abbiamo comprati e noleggiati, abbiamo fatto tutta la nostra esperienza e poi abbiamo scelto Marc Lombard come il nostro progettista iniziale e abbiamo fatto il primo nostro catamaranino dove abbiamo messo tutto il nostro impegno e la nostra, diciamo, esperienza maturata nell'ambito delle regate per cercare di fare sul catamarano quello che avevamo fatto sul monoscafo. Ci siamo specializzati nel cruiser racer, che è la mia passione, una barca perfettamente da crociera che può andare in giro per il mondo, ma che poi può andare a fare una regata importante come un campionato del mondo e portarsi a casa un titolo mondiale pur avendo interni perfetti, con tutte le cose che normalmente ti aspetti una barca a vela. Ma a cantieri delle nostre dimensioni, anche molto più grandi, tante ditte esterne vengono a fare il loro lavoro. Cioè arrivano delle stampate degli scafi di vetroresina, i mobili vengono costruiti da una ditta specializzata, tutto l'impianto elettrico viene precablato e montato a bordo una ditta esterna. Praticamente i cantieri sono delle costruzioni dove tante ditte specializzate vengono a portare il loro prodotto e lo assemblano. Proprio per questo abbiamo chiamato Handmade Yacht Technology. Tutto quello che viene prodotto, dalla fibra di vetro, la falegnameria, la carpenteria metallica, la tappezzeria pure, addirittura le bitte d'ormeggio, vengono costruite a mano in cantiere. Noi siamo una famiglia di appassionati. Mia moglie è il capo dell'ufficio tecnico e segue tutti i lavori in cantiere e fa tutti i disegni degli interni delle barche. Mio figlio, ingegnere, è venuto a lavorare da poco. È ingegnere meccanico e segue una bella parte della produzione. Mia figlia pure sta studiando ingegneria. Spero che partecipi pure lei all'azienda. Tutti quanti diciamo, abbiamo una lunga storia di passione per la vela. Io e mia moglie ci siamo conosciuti su una barca a vela e abbiamo navigato tanto con i ragazzi, abbiamo una barca Caraibi, abbiamo attraversato l'oceano tante volte, abbiamo fatto regate oceaniche. Proprio per questa passione poi abbiamo scelto di fare il CAT 37 come prima barca, il primo catamarano, proprio pensando a noi. E abbiamo pensato che un catamarano che fosse molto leggero, è una barca che pesa meno di 6 tonnellate, potesse essere la barca perfetta per due persone che diventano anziane e vogliono andare in giro per il mondo in comfort e in sicurezza. Perché poi il catamarano performante è pure più confortevole del catamarano da crociera se va a vela, perché ha una migliore stabilità, si muove di meno, è molto più piacevole nella navigazione. E siamo partiti col primo 37 che è andato benissimo, è stato un buon successo commerciale, è andato in nomination nell'European Boat of the Year, abbiamo fatto degli aggiornamenti, però la barca non ha mai avuto un problema né strutturale con tutto che arriva a delle velocità imbarazzanti, la top speed è stata 21 nodi su un 37 piedi da crociera, è una velocità pazzesca. Ora abbiamo varato il primo CAT 48 che si annuncia come un prodotto interessante, c'è tanta tanta richiesta e stiamo facendo le prime prove e ora abbiamo provato per ora purtroppo solo con poco vento. E con poco vento a una velocità da racer. Abbiamo fatto con 8 nodi di vento reale oltre i 9 nodi di velocità. I know very well that build a boat is very difficult job and normally you lose a lot of money. But it's the best job that you can imagine if you have this kind of passion. Our life is work, and so if you work with passion and you like, you spent a good life.
On the contrary, it could be that you have a lot of money, but you live bad, no?